Siamo al convegno Emergenza Cancro insieme al presidente di Confassociazione Ambiente, Antonio Persici. Un'occasione importante per parlare di una malattia dilagante in questi anni. Sì, oggi è una giornata molto importante perché è importante l'argomento. L'emergenza cancro è esattamente il titolo giusto per una situazione che stiamo vivendo in questo momento, ma in tutto il mondo e anche nel nostro paese. Ogni giorno ci sono 1000 diagnosi di tumore maligno. Basterebbe questo dato per non parlare poi dei 9 milioni di morti che ci sono a causa delle malattie ambientali in tutto il mondo. Cioè, immaginiamo che l'ultima guerra mondiale ci sono stati 55 milioni di morti, ora non serve più la terza guerra mondiale perché abbiamo inventato un sistema di strage che fa lo stesso effetto, quindi credo che sia importante trattare questo argomento, sensibilizzare i cittadini, ma in particolare parliamo oggi alle orecchie di coloro che hanno l'onere e l'onore di risolvere questo problema. C'è bisogno di una riforma sistemica di quello che è il sistema paese ma anche mondiale per migliorare le cose. Ma guardi, sì, tutto sommato, siccome la spesa sanitaria sta diventando insostenibile da noi ma anche in altri paesi, è chiaro che dobbiamo puntare un po' sugli stili di vita, a parte l'inquinamento, ma questo è un problema che si può affrontare in tanti anni, però l'importante è iniziare, non aspettare, perché a me quello che io ho sentito dire ultimamente, e mi sembra che sia una fonte abbastanza autorevole, che anche dopo COP21 la CO2 non sta diminuendo. Insomma, quindi non stiamo affrontando bene il problema. Quello che si può fare da subito è quello di correggere gli stili di vita e quindi l'alimentazione, l'attività fisica, il non fumare, il consumo di alcol, tutte queste cose qua possono portare già grandi benefici, quindi bisogna assolutamente fare delle campagne di sensibilizzazione perché tutto nasce dalla presa di coscienza. Se c'è la presa di coscienza automaticamente i comportamenti sono conseguenziali.